Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video haul. Mamma mia, raga, era da tantissimo tempo che non andavo a fare shopping proprio al negozio, quindi di toccare proprio con mano gli abiti, tutto mi mancava veramente tantissimo, perché sì, l'ultimo shopping che ho fatto avete visto molto breve, ma era tutto comunque online, era sempre stato uno shopping online. All'inizio volevo fare, che l'avevo accennato anche su Instagram, un try on haul con anche sia i negozi e gli abiti comunque acquistati in negozio, e non solo abiti, ma anche sull'ordine che ho fatto sul sito di Shein, quindi il mio primo ordine in assoluto. Solo che raga, ho visto la consegna del pacco ed è per il 10 agosto, e ho detto no, devo fare questo video perché altrimenti non lo faccio più così. Se a qualcuno può interessare, io anche io vado a cercare un po' su internet se trovo gli stessi articoli e ve li lascio giù nell'info box. Quindi. E niente, quindi ho fatto due round, sono andata due volte. Vi faccio vedere il primo round che ho fatto e poi il secondo round. Ovviamente un try on haul, quindi vedrete tutto indossato perché sapete che a me piacciono di più i try on haul, così da farvi vedere anche come vestono o calzano alcuni articoli su di me. Allora, la prima busta che mi trovo è Zara, nella quale ho già indossato, ed è un vestitino, infatti sta al rovescio, non ci fate caso. E raga, mi avete fatto tutti i complimenti su Instagram, è veramente molto bello, è un vestitino, infatti molti che avete visto le storie mi avete scritto subito e io non vi avevo detto niente, questo vestitino è di Zara, io così. No, si vede da lontano che è Zara. Allora, è un vestito nero semplice a costine, voi lo starete sicuramente già vedendo. Molto lungo, a me arriva super al ginocchio, molto lungo perché io poi ho voluto prendere una taglia M. Vi prendo un attimo il cartellino perché ieri poi l'ho staccato. Ho preso una taglia M perché sinceramente sicuramente anche la S era perfetta per me, solo che ho voluto prendere proprio una taglia M proprio per stare comoda, tranquilla. Infatti poi vedrete proprio la mia fissa per i vestitini neri nel video di Shein, no? E l'ho pagato 9,95 euro. Infatti appena l'ho visto ho fatto vicino a mia sorella, no, dobbiamo prenderli perché sono bellissimi. Di solito questi vestitini qui non li trovo mai a 10 euro, poi era un vestitino come lo volevo io, perché poi a giro ed ha questo collo un po' così, oh, vedo un po' svasato qui, oh, bello, veramente molto bello, molto comodo, mi è piaciuto tantissimo, quindi ho detto no, dobbiamo prenderlo. Infatti lei l'ha preso tipo beige, a me non piacciono i colori troppo chiari su di me a vestitino, quindi io l'ho preso nero, ma c'era anche verde militare e grigio, però grigio già ce l'avevo, verde militare già ce l'avevo, ho detto no, ne voglio uno nero, e infatti ragazzi, è la fine del mondo, mi è piaciuto tantissimo. Zara veramente su alcune cose è ragionevole. Io non avevo mai acquistato da Zara, non so perché, ma proprio di solito il mio negozio preferito è sempre Bershka, Stradivarius, questi negozietti un po' così, però devo dire che sto rivalutando un po' Zara. Andando sempre avanti, da The Zenith, io adoro The Zenith per queste magliettine, che anche questa già ho messo, infatti sta al rovescio. C'era anche l'offerta ultimamente, ho visto, prendi due prodotti e tipo vi fa il 20% di sconto, il 15%, adesso non ricordo, però sinceramente a me mi serviva solo una magliettina nera semplice, questa qui con questo scollo con i laccetti a via, cioè raga è bellissima, anche questa già l'ho indossata, che poi la potete utilizzare sia con lo scollo così oppure potete metterla al rovescio con quindi i laccetti, quindi lo scollo dietro, quindi come più vi capita, più vi piace così la mettete. È una classica magliettina a giro nera, io mi trovo molto bene con queste magliette, pensate che io ce le ho anche a maniche lunghe color viola. Infatti volevo prenderla anche bianca, però ho detto no, vabbè, prendila direttamente nera, poi mi serviva nera e l'ho presa nera. Scusatemi con questi capelli, ma io sto sudando. Fa veramente caldo. E infatti io in inverno prenderò anche a maniche lunghe altri colori. Ho visto che l'anno scorso c'era un colore anche tipo marrone bruciato, molto molto bello quel colore. E vi dico anche il prezzo. Allora,
Questa qui ho preso una taglia S, pensate che ho preso proprio la magliettina così ad occhio, non l'ho neanche misurata perché ormai so che la S di The Zenith è la mia taglia e l'ho pagata 9,99 euro. Invece per queste qua a giro io già so che è una S, invece per le magliette a maniche lunghe, tipo queste qui aderenti, una S non mi entra, quindi devo prendere una M, altrimenti mi tira sotto le braccia e no, devo andare comoda. Quindi da Bershka. Oddio, è caduta un'altra bustina. Era andata per fare il regalo a mio cognato che ci ha dato contento e sono rimasta soddisfatta anch'io. Abbiamo trovato delle magliette, cioè io non le avevo completamente viste perché nel reparto femminile, sinceramente, non mi piaceva niente. Comunque, ecco il sacchetto, non mi piaceva niente. Però sono andata nel reparto maschile per prendere il regalo a mio cognato. E mia sorella ha visto queste magliette. Infatti, sono di tutte e due. Io adoro queste magliette perché poi io veramente, tra me e mia sorella, sono l'unica che ha tantissime magliette a mezze maniche, ma per il semplice motivo che prima, essendo molto più magra, mi piacevano le magliette molto più aderenti, belle, però adesso che comunque ho preso chili, eccetera, non mi entrano oppure mi vanno troppo strette di braccia, quindi ho tante magliette a mezze maniche che non utilizzo. Altre invece mi piacciono tanto, quelle lì di Basic di H&M, però si sono fatte brutte, poi hanno lo scollo, un po' così, oh, e quindi mi servivano delle nuove magliette a mezze maniche. Io poi vado anche nei reparti maschili, poi vedrete, a me non interessa, specialmente tipo le magliette a mezze maniche, trovo che per me, per i miei gusti, sono molto più belle. Almeno queste qui per tutti i giorni, ma queste anche in un bel pantalone a vita alta, sono la fine del mondo. E comunque se le vedete non sembrano maschili, anche se ieri che sono uscita ho visto un ragazzo che ce l'aveva e quindi ho detto, oh mio Dio, meno male che non l'ho messa, ho messo il vestitino. Ed è questa qui, oh, nera, rosa e bianca, è bellissima, lunghetta, poi vabbè la starete vedendo anche indossata, molto bella, molto fresca. Questa qui, oh, io ho preso una XS e l'ho pagata 9,99 euro, anche il tessuto molto bello devo dire, ed è una semplice magliettina a mezze maniche, un po' lunghetta, perché si sa le magliette a mezze maniche maschili sono sempre un po' più lunghe rispetto a quelle femminili, poi dipende ovviamente da che genere prendete, però di solito è sempre così, oh. Ed è questa qui così, molto bella, molto semplice, belle queste righe, sono molto belle. Poi abbiamo preso quest'altro colore, che è questo verde, nero e bianco, sempre stessa cosa. Taglia, aspettate, penso sempre uguale. Sì, XS 9,99 euro. Sinceramente sono molto belle, poi le starete già vedendo anche indossate, molto comode. E a me piacciono poi queste magliette un po' più lunghe. A volte quando non so che mettere, metto un pantalone di jeans, queste magliette sopra a me piacciono tanto. Infatti io le stavo cercando, infatti io le prendevo da H&M, le prendevo qua, sinceramente mi piacevano e le ho prese. Poi andando avanti, sì, è un video molto breve perché sapete che io non sono tanto esperta in abbigliamento, quindi ve le faccio vedere indossate, poi più di tanto non mi soffermo, perché comunque non so manco che dire. Poi, sempre nel primo round, vi faccio vedere alcune due cose che ho preso da Decathlon. Sapete, io da Decathlon ho preso tutti i miei attrezzi dell'home gym che tra un paio di settimane penso che vi farò vedere. E quindi devo prendere dei pesi, però non superavo le spedizioni. Quindi, sinceramente, mi scocciavo a pagare le spedizioni. Ho detto, vabbè, facciamo una cosa: prendo alcune cose. Ho preso questa canottiera che sono rimasta molto delusa perché dal sito era diversa. E nella realtà mi è arrivata un po' di questo tessuto, un po' non so neanche io come chiamarlo. Sincera, comunque, l'ho pagata intorno ai 10 euro e ho preso una taglia S. Fortunatamente, raga, ho preso una S perché comunque mi sta bene, però se prendevo una M mi andava troppo larga. Fa così, oh, con questo scollo, cioè tipo questa V qua, questo bianco un po' sporco, ma sinceramente, raga, niente di che. Non so cosa mi aspettavo, ma se ritrovo la foto ve la faccio vedere, ma non mi aspettavo una maglietta, un top, una maglietta, una canottiera così sincera, però devo dire la verità che sarà sicuramente comoda sopra, che ne so, un leggings, un pantaloncino, è comoda pure per andare a correre, andare a camminare, è una cosa comoda.
E poi vabbè, ho preso una confezione di calzini che l'ho pagata intorno a 2 o 3 euro, ma penso 2 euro. E sono classici calzini neri. Da Globo, mamma mia raga, da Globo ho fatto un affarone. Ho preso questo top influencer. Infatti questo top io me ne sono innamorata, infatti l'ho preso proprio al volo, con la scritta influencer, sembra tipo quei top da bagnina, non lo so, mi fa un po' questa sensazione, non lo so, quei body un po' così, quei costumi che stai sulla spiaggia, adoro. E sta scritto influencer, ho detto no, la devo prendere, ma se l'ha detto no, questo è per te, poi il rosso è il tuo colore, e l'ho presa. Fortunatamente anche qui io le chiamo le ciappette, penso che si chiamano così anche da voi. Fortunatamente io pensate che non l'avevo neanche visto, quindi meno male, perché di solito sapete che i body li fanno attaccati, invece no, questa volta ci sono. E l'ho pagato, ho preso una M, SM, l'ho pagato 10 euro, adesso non ricordo perché ho staccato il cartellino, perché l'ho indossato. Sono la peggio, Giulia, sei proprio la peggiore, grazie. E l'ho pagata intorno ai 10 euro, questo è sicuro, penso taglia SM, comunque è la più piccola. Anche se c'era XSS era meglio, però va bene così. Vedete che io adoro l'abbigliamento sportivo, sono una fan dei completini sportivi. Un po' in generale mi piacciono tutti, infatti ho tutti i completi sportivi e anche l'abbigliamento della squadra di calcio del mio paese. Io sono una patita, raga, mi piacciono troppo, non ci posso fare niente. E quindi sono andata lì io e mia sorella ha detto: no, Giulia, guarda qui, io, tutti e due i capi. Aspettate, prendo il cartellino. Tutti e due i capi a 7,90 euro. Cioè, raga, maglietta, pantaloncino, che di solito costicchiano questi capi. Sì, penso ASICS, penso così, non mi ricordo come cavolo si pronuncia, ma se non sbaglio sia. Però c'è solo taglia XL. Sinceramente, ad occhio, quando l'ho visto, ho detto: vabbè, sì, ma non è tipo quella XS molto larga, molto grande. Ho detto: mi sembra normale. Ho detto: vabbè, io in tutti i casi mi faccio passare lo sfizio, me lo prendo, che almeno poi se me le voglio mettere divisi, me le voglio mettere insieme, non mi interessa proprio. Ho detto: no, questa maglietta, questo completo deve venire a casa con me. Infatti, l'ho preso subito. Poi io che sono patita per queste cose, ho detto no, fermi tutti, me lo devo prendere. Poi 7,90 euro, raga. Questa è la maglietta, il tessuto mi fa impazzire, super fresco, bello, bello, bello. La squadra di calcio, che ha questi colori, non mi ricordo. Palermo? No, non mi ricordo, raga. Comunque mi piaceva troppo e l'ho voluta prendere. Ed è rosa con le strisce nere. Questa anche in un jeans a vita alta. No, mi piacciono queste cose. Lunga, lunga, lunga. Eccola qui. Con le maniche semplice rosa. No, raga, è fenomenale. Bella, mi piace tantissimo. E questo è il pantaloncino. Anche il pantaloncino io lo vedevo giusto. Cioè, infatti mi entra perfettamente. Ed è fatto nero. Poi, raga, è fresco, è comodo. Adoro. Nero, tutto così, con qui ho la scritta rosa. Qui ho detto no, io che sono una patita di queste cose non posso lasciare questo completo là, non me ne frega proprio e quindi l'ho preso. Io molto spesso ho trovato sempre da Globo i pantaloncini dell'Adidas, sicuramente collezioni vecchie, magliette dell'Adidas a pochissimo prezzo. Infatti sono andata lì proprio con quell'intento di vedere, vediamo un po' se trovo... Che ne so, qualcosa dell'Adidas scontato, però non ho trovato niente. Spesso Globo c'ha anche tante scarpe, tipo i numeri, quelli là che rimangono un po', Adidas, Nike, che ragazzi sono spettacolari. Infatti ho lì preso un paio di scarpe della Nike a collo alto e infatti ce l'ho anche oggi indosso. Sono troppo comode e sono bellissime. Io mi trovo molto molto bene. Ok, arriviamo al secondo round di shopping perché io poi quando andai con mia sorella vidi un paio di scarpe da JD.O che io, vabbè, io ultimamente mi sono innamorata delle nuove scarpe che ha fatto Puma, quelle colorate che poi vedrete. Però me ne dovevo andare, ho detto vabbè. Quindi sono andata subito alla ricerca anche su ASOS, ho detto perché sono andata da JD e JD
su internet aveva il numero fino al 38, ho detto no, io porto 40 e mezzo, ma come faccio? E quindi ho fatto un po' di ricerche su vari siti e l'avevo trovato su ASOS. Io poi non ho mai ordinato da ASOS, stesso modello 40 e mezzo. Ho detto vabbè, io mo ci devo riandare perché devo fare compagnia alla mia amica, ci devo riandare, se trovo 40 e mezzo bene, oppure stesso lì faccio l'ordine e le prendo online da ASOS, anche se poi so che se non c'era questo numero io potevo ordinarle anche in negozio, me l'ha detto la ragazza, ordinare in negozio e poi mi arrivavano a casa. Io non la sapevo sta cosa, ma io in tal caso le prendevo su ASOS perché so che 40 e mezzo è il mio numero. Sono andata da GD, ho chiesto e ha detto sì, c'è il 40 e mezzo. Io sono andata ammirata proprio per il 40 e mezzo e raga, ho fatto bene perché poi mi andavano non larghe, mi andavano bene. Solo che non lo so, avrei preferito tipo un numero in meno. E ha fatto lei, ha fatto no, 40 non c'è se voi lo ordiniamo, perciò su questa storia il fatto di ordinarlo in negozio e poi arriva a casa. Ho fatto, vabbè, non fa niente, il 40 e mezzo è perfetto, quindi. Però già so che se un giorno vorrò riacquistare un altro modello, se tipo lo trovo scontato di questa linea qui, prenderò 40. Quindi. Vi faccio vedere il modello. Queste le ho indossate ieri, sono sta il vestitino. Infatti, se avete visto la clip del vestitino e avete visto le scarpe, si vedono che sono queste qua, Puma. Mi sono sempre piaciute le scarpe della Puma, anche infatti furono le mie prime scarpe costose che acquistai tanto tempo fa, erano bellissime, solo che poi ultimamente i modelli della Puma non mi piacevano più, sono andata sempre su Adidas, Nike, anche se io ho il mio unico amore che a me piacciono tutte le scarpe della Jordan, che ho detto no, voglio queste scarpe qua. Allora, ragazzi, troppo bella, troppo belle. È il modello RSX Colorant. Raga, ieri le ho indossate sotto il vestitino aderente di Zara e ho fatto un figurone, ma poi sono comodissime per camminare. A me servivano un paio di scarpe comode, non dico per tutti i giorni perché all'inizio no, mi piange il cuore. Cioè, pensate che le scarpe dell'Adidas Superstar le ho acquistate a gennaio, io le ho messe in estate, vi ho detto tutto, le ho acquistate a gennaio dell'anno scorso, io le ho messe all'estate 2019, le ho iniziate a mettere perché avevo paura di sporcarle. Che tacca ta da fa, ok. Però raga, io con le scarpe dell'Ages, quelle lì Superstar, sono comode per camminare, ma io dopo un po' non mi faccio troppo male, non ce la faccio, e quindi avevo bisogno proprio di un paio di scarpe comode, e poi queste sono bellissime. Qui sta scritto proprio il modello RS Running System. Cioè, raga, sono belle. Io poi devo dire che ho un bel piede, 40 e mezzo, quindi sono ancora più grandi, però bellissime. Sono questo verde acido, bianche, azzurrino, nere. Belle, raga, sono veramente molto belle e ve le consiglio. Se avete un negozio GD, andateci perché spesso trovate tantissime scarpe in offerta. Anche se avete il numero piccolo, trovate tipo io, gli ultimi numeri. Pensate che abbiamo visto sempre lo stesso modello, però un altro colore, azzurro, no, azzurro chiaro, tipo color jeans, nere, bianche, a 40 euro. Io queste qui però non c'erano il mio numero, ovviamente. Giulia, ma dove lo trovo il 40 e mezzo? C'era tipo il 38, che di solito è strano trovare un numero 38 perché sa che 38 e 39 finiscono subito. E comunque io queste qui stavano scontate a 75 euro e io ho pagato in totale 81 per il semplice motivo che ho acquistato anche i lacci, perché parlando con la ragazza, e poi è vero, a me succede sempre che i lacci dopo un mese che li utilizzo si fanno brutti. E ha fatto la ragazza, io di solito non le ascolto mai, sinceramente, mi prendo le scarpe, tipo pure le salvettine, queste cose qua, ma non ci faccio caso a queste cose. E comunque le ha fatto per 6 euro, ci sono questi lacci, infatti sono diversi rispetto ai lacci che ci sono, e quindi li ho voluti prendere, detto così quando si fanno neri li sostituisco direttamente, perché questi lacci qua quando li andate a lavare si fanno gialli subito, a me capita spesso, e quindi ho detto vabbè, ho preso i lacci. E comunque io mi sono innamorata di questo paio di scarpe, belle, sono contenta. Sono veramente molto contenta. Questo è stato veramente l'anno delle scarpe. Io poi
Non sono una persona che acquista sempre scarpe, tipo anche scarpe proprio eleganti, io vado sempre sulle scarpe sportive perché il mio abbigliamento è spesso sportivo quando esco, quindi io spendo di più in scarpe sportive. Poi, stando sempre in movimento, la scarpa sportiva buona ci vuole. Però infatti io proprio di mio non ho proprio questa cosa delle scarpe, non ho infatti tantissime scarpe. Infatti, andando all'ultimo, comunque a me piace il video haul perché più che un video haul diventa anche un video di chiacchiere, ma mi piace che mi perdo in queste cose, anche così per spiegarvi un po' la situazione che si crea attorno a quella di alcuni acquisti. Poi ci voleva, proprio è stata una giornata di shopping spensierata che mi mancava veramente tanto. Ultimo acquisto, ultimo affare da H&M. Allora, raga, da H&M ho comprato. Ma raga, questa quando ve la farò vedere indosso, secondo me suderò tutta. Ho comprato una maglietta invernale, cioè invernale, diciamo per la mezza stagione, che è fatta così, ho questo color cipria, bianco, no, rosa, tipo marroncino scuro beige che va nel rosa e bianco. Questo l'avevo visto anche l'anno scorso, però non l'avevo mai preso a prezzo pieno, anche se a prezzo pieno costava 10 euro, però avevo tante di queste felpe, quindi io sempre passavo avanti, sincera, anche se già so che quando inizierà settembre-ottobre acquisterò solo camicie perché ho preso una fissazione per le camicie. Stavo iniziando anche prima pre-quarantena perché ho acquistato la mia prima camicia e ho preso proprio le fisse. Ho visto alcune camicie da Bershka che se stavano in offerta le avrei prese tutte, ma non stavano in offerta, quindi ho detto no, Giulia, fai da brava. Ed è questa qui, molto semplice. Ho preso una taglia XS che mi è entrata, ma avrei preferito anche una S, però vabbè, ci accontentiamo per quanto l'ho pagata perché io l'ho pagata 5 euro, però io vi consiglio, raga, di scaricarvi l'applicazione di H&M perché ogni volta voi avete la carta là sopra, andate in cassa, fate vedere la carta e si accumulano i punti. Infatti io sono tipo arrivata a 200 punti sulla carta e ogni 100 punti ti danno tipo 3 euro di sconto. Questi buoni sconto io non lo sapevo, infatti ho provato in cassa e la ragazza me l'ha scalato anche su comunque un articolo in saldo, infatti l'ho pagata 2 euro. Che fai? Non te la prendi? Che poi l'ho visto per caso con lo sconto e quindi ho pagato questa bellissima felpa, diciamo, a 2 euro. Un super super affarone, direi. E quindi niente, raga, questo è stato tutto il mio shopping. Io spero che vi sia piaciuto. Scusatemi il video un po' chiacchiericcio, ma non lo so, mi mancava un po' troppo parlare, quindi io mi perdo in chiacchiere, lo sapete. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!